Incontro tra i rappresentanti dei comuni di Agrigento, Aragona e Favara per la definizione dei confini territoriali. Riunione a Palazzo dei Giganti. Gli interventi alla videogiornale. Dario Piparo. Arrivano le firme, adesso si passa ufficialmente la palla alla regione siciliana. Dopo l'approvazione dei tecnici, quest'oggi i rappresentanti delle commissioni consiliari dei comuni di Aragona, Agrigento e Favara appongono la propria sottoscrizione sulla ridiscussione dei confini territoriali in sala giunta al comune di Agrigento. In effetti un accordo che coinvolga tre comuni è inusuale, in questo caso modifica gli assetti in una forma ciclica. Agrigento attinge da Aragona, Aragona da Favara, Favara da Agrigento. Aragona cede ad Agrigento una porzione di territorio che ricade sulla zona industriale e nello stesso tempo acquisisce dal comune di Favara una porzione di territorio che interessava tantissimo, e su questo si era lavorato tanto negli anni passati, e quella relativa alla contrada Caldara, alle quattro strade limitrofa alla stazione di Aragona Caldara, alla frazione. Adesso inizia secondo me la parte più difficile, ovvero la parte burocratica, che è fatta anche di un confronto necessariamente con l'assessorato regionale competente per l'attivazione dei referendum e di tutti quei processi che poi dovranno portare sostanzialmente al passaggio definitivo tra i territori. Oggi Agrigento dimostra ancora una volta di voler fare politica, la commissione ha dimostrato che la politica deve essere a disposizione della gente, io la presiedo, ma siamo stati tutti e cinque i componenti così caparbi da arrivare a un accordo che nei 40 anni precedenti non si era mai sancito. È una buona parte del territorio di Agrigento che sta praticamente a ridosso del paese di Favara, il passaggio alla cosa più logica che passa al comune di Favara, quindi con la gestione dei servizi, quindi delle strade, di tutto quanto, prevedo un'urbanizzazione migliore per queste persone. Ma noi ci auguriamo che la Regione dia il parere positivo a questa nostra proposta, perché quando siamo stati nel febbraio scorso in assessorato, il loro dubbio nasceva dal fatto che non hanno mai avuto una rettifica di confini con più di due comuni. Quindi la nostra proposta è di tre comuni che la legge prevede, però loro non sono preparati in tal senso. Voi volevano appunto questo progetto che è stato presentato oggi, grazie al eccellente lavoro del sito di Agrigento, questo progetto in cui in un'unica tavola vengono racchiuse tutti i territori interessati, Agrigento, Favara ed Aragona, sia a livello tecnico sia a livello di percentuale di territorio interessato. Quindi in aggiunta poi ad altri dati come le popolazioni e gli elettori, questi elementi verranno portati all'assessorato in maniera preventiva in modo tale da avere un parere sulla fattibilità dell'evento. Ma quel che pareva una formalità del tutto politica, con la semplice apposizione di firma, ha vissuto una fase di tentativo di riapertura, soprattutto dalla parte favarese che chiedeva un'ulteriore incorporazione di particelle territoriali, quindi tutti chini a discutere animatamente con le dita sulle mappe come in una partita di risico. Alla fine nulla di fatto, con l'accordo preannunciato che ha visto la sua riconferma senza alcun ritocco. Rimane secondo lei, dopo quella che è una chiusura comunque ufficiale e formale, anche a fronte di un tentativo di riapertura della discussione, qualche insoluto possibile rispetto a questo accordo? No, io penso che oggi abbiamo definitivamente chiuso quella che è la parte politica, che in realtà era già chiusa, semplicemente dalla definizione poi di una cartina 1 a 2000 dove è più chiaro il quadro, si era cercato di rinegoziare, tra virgolette, qualche pezzo di territorio abitato da cittadini favaresi. Abbiamo deciso comunque di far prevalere il buonsenso, di chiudere l'accordo così com'è, perché se no non uscivamo più fuori da questo pandano. La partita, sottolineiamo, non è comunque chiusa. I prossimi due step fondamentali riguarderanno l'approvazione dell'assessorato regionale e soprattutto l'indizione referendaria.